Buonasera, buonasera. Scusate il ritardo. Buonasera, buonasera. Scusate il ritardo. Buonasera, buonasera. Scusate il ritardo. Qua devo impostare un po' di cose. Allora, il controller. Mamma mia. E col cazzo. Qui dobbiamo fare una cosa. Ciao Francesco, come va? Si sente l'eco? No, adesso non dovrebbe sentirsi. Grazie per il like. Allora, qui le cose si mettono strane. Sto così. E va. Così. Ok, perfetto. Apriamo il programma. All'inizio là si sentiva l'eco della... Sì, si sentiva perché mi sentivo io sulla pagina mia della live, perché mi guardavo io stesso la live, perché io per leggere i vostri commenti mi devo riaprire la live che sto facendo, e quindi si è sentito quello che stavo streamando. Ciao Rito, ridacci la felicità. Come va, tutto bene? Buonasera, buonasera. Allora, siamo qui stasera con Monsters & Co. della PS1 21 Gun. Ho avuto un problemone con internet perché il pennino wifi. Ho notato che se lo tengo attaccato, non lo so se c'è access. Vedremo. Comunque, stavo dicendo, il pennino del wifi se lo tengo attaccato, in modo che lo accendo con il pennino attaccato, sì, no, danneggia, però non prende internet. Invece se viene tolto e rimesso funziona. Quindi mi devo ricordare che devo staccare il pennino quando spengo il computer e poi lo riattacco dopo. Sì, è una cosa stranissima. Che devo fare? Purtroppo senza internet è così. Comunque, Disney, le follie di Gesù, Disney Pippo. Eccolo qua, l'isola dei puttani. Ducky Station e let's go. Alexa Echo Dot 5, bellissima quella con lo schermo. Quello con lo schermo. Stupenda Francesco, complimenti. Era scontata da 1 euro. Ma batte forte sempre. Sony Computer Entertainment Hero Presents Disney Interactive Pixar Asma. Vabbè. Dai creatori di Toy Story. Fin dalla prima nanna. I bambini di tutto il mondo hanno sempre saputo che non appena Non è che la parlano a Disney mi Mario, incula per bocca sti loro e video. aperte spengono la luce, i mostri si preparano a uscire dall'armadio dove sono nascosti. Ma ciò che i bambini non sanno è che non c'è niente di personale, si tratta solo di lavoro. No, saltiamo. Niente filmati della Disney. Accesso all'ingresso memory card 2 in corso, non rimuove. Scusa. Pure la memory card 2. Vabbè, save state. Nuova partita.
Ci siamo, amico, è arrivato il momento. Se superiamo questo, tu e io potremmo essere la migliore squadra di produzione urla di Mostropoli. Non posso crederci che siamo stati scelti da Waternoose in persona per l'addestramento alla Monsters & Company. Non ci riesco, sono troppo nervoso e tu non mi aiuti affatto agitandoti in questo modo. Rilassati, Mikey, ricordati cosa ci è successo il primo giorno di università. Ti prego, non ricordarmelo. Sì, d'accordo, ma non voglio che succeda un altro finimondo del genere. Ci è voluto un intero semestre per ricostruire il dormitorio. Non ti avevo detto di non ricordarmelo? Va bene, hai ragione, è una cosa da niente. E sono una delle più rispettabili società di tutta Mostropoli. Ciao, Giampi. Non c'è problema. Non è come essere sull'orlo di una crisi di urla o roba del genere, andrà tutto bene. Dio mio, Tonino accolla. Calmati. Beh, non ricordo di aver visto... Oh no, non siamo sulla lista? Ma come può essere? Abbiamo compilato tutti i rapporti. D'accordo, erano estremamente confusi, però che diamine! E ora cosa dico a mia madre? Mamma mia, che voce, è bellissima. Oh, eccolo. Sullivan, James P. Proprio di Murphy. Mike Wazowski. Siete stati inseriti in questi corsi di addestramento perché potenzialmente potete diventare una super squadra spaventi. Qui lavorerete insieme per completare un totale di 15 prove. Sì, 15 prove. Se riuscirete a completarle tutte, guadagnerete un posto al reparto spaventi. D'accordo? Bene. Per favore, prendete l'ascensore dietro il banco informazioni. Se avete domande, tornate pure qui. Benvenuti all'Isola dello Spavento. Uno spin-off. Ho buttato il boss finale di Crash Bash. Ora sto facendo le reliquie d'oro, poi quelle platine è difficilissimo. Comunque complimenti. Chi ci scegliamo, Sully o Mike? Scegliete voi. Il primo che leggo scelgo. Cioè, ha battuto. infatti buttato, mi sembra. Sully o Mike. Scegliete voi. Sully, ok. Orientamento. Centro informazioni. Allora, vediamo un po' i tasti. Ok, vabbè. Sei state funzionano? Sì. Via. Benvenuto all'orientamento, mostri. Qui imparerai tutto quello che serve per diventare super spaventatore. Non c'è mai con me il salto. Vabbè, cos'è Basile? Basilari. Fantastico. Sullivan. Queste canzoni tutte. Ora il doppio salto e la chiappa sporgenza. Davanti a te. Sì. Tu. Questa sporgenza è troppo alta, non basta neanche il doppio salto. Esegui il doppio salto per aggrapparti alla. Tu. Ok. Bel gioco comunque. Io ce l'avevo originale, però non l'avevo mai considerato. Beh, qui avremo modo di considerarlo. Anche se non lo incoraggiamo qui alla Monsters & Company. Premendo il tasto quadrato potrai attaccare i giocattoli e anche distruggere... Ci sta. Diciamo ci sta questo tutorial, giusto? Per spiegarci un po' come funziona il tutto, no? Proprio da schiacciato. Splendido, ce l'hai fatta. Splendido. Stai andando benissimo. Per aiutarti durante l'addestramento ti abbiamo fornito alcuni oggetti da raccogliere. Questa è una borsa delle calorie. Se hai subito danni da... Ok, aumenta la salute. Questa è una moneta per un tentativo extra.
Se la raccogli potrai provare ancora. Passaci sopra per raccogliere. Ok. Splendido, ce l'hai fatta. Venga. Fuggite sciocchi. Ogni mostro ha un balzo speciale. Per eseguirlo premi il tasto X per saltare. Poi mentre sei in aria premi il tasto quadrato. Ok. Queste più robuste. E mi raccontate? Fantastico. Questa è la melma primordiale. È una parte importantissima dell'addestramento. Raccogliendola aumenterai il potere del tuo indicatore di paura, rendendo più potenti i tuoi spaventi. Man mano che raccogli la melma primordiale, aumenterai il livello del tuo indicatore di paura. Ok. Quindi l'obiettivo sarebbe riempire questa melma. Davanti a te hai un nervo, il nostro sostituto robotico dei bambini sull'isola dello spavento e la parte più importante del tuo addestramento. Per diplomarsi all'isola dello spavento bisogna trovare e spaventare tutti i nervi dell'isola. Per farlo avvicinati al nervo e premi il tasto cerchio. Una volta in modalità spavento premi ripetutamente il tasto cerchio per caricare i tuoi spaventi. Ok. Ah, è molto easy. Splendido, ce l'hai fatta. Non c'è nessuno. Ah, ok. In base al nervo. Stai andando davvero bene. Raccogliere la melma primordiale è una parte importante dello spavento, perché aumenta il livello del tuo indicatore di paura. Come vedi, l'indicatore di paura si divide in 5 sezioni. Blu, verde, gialla, arancione e rossa. Okay. Questi colori sono uguali a quelli dei nervi dell'isola dello spavento. Un particolare importante. Per spaventare un nervo devi avere il colore corrispondente. Ok. Ho capito tutto. Molto chiaro. Straordinario. Ora fai attenzione. Ogni corso sull'isola dello spavento può essere completato con una medaglia di bronzo, d'argento o d'oro. Per ottenere la medaglia di bronzo devi spaventare 5 nervi. Ne hai già spaventati 2. Ora raccogli la melma primordiale e spaventa gli altri 3 nervi. Dopo aver conquistato... Beh, il gioco consiste in questo. La la.
Quindi in base a... cioè posso pure cliccare normale in continuazione, perché non è che più lo clicco veloce più si carica. Certo. Splendido, ce l'hai fatta. E per prendere la medaglia d'oro? Per conquistare la medaglia d'argento in ogni corso devi raccogliere 10 monete Monsters & Company. Raccogli le monete in questa stanza per conquistare la medaglia d'oro. Ah, ok, mi spiega, diciamo, quindi bronzo sono quei cosi da sprentare. Invece le monetine d'argento. Che dite? Lo facciamo al 100%? O per com'è? Splendido. E poi la scelta. Non sembra tanto difficile per il 100%. Per conquistare la medaglia d'oro. Ok, Jumpy, 100% su. Spaventare gli altri 3 nervi in questa zona per un totale di 8 nervi per ogni corso. Potrebbe essere leggermente difficile. Questi 3 nervi sono rossi ed esigono un indicatore di paura completamente pieno. Quindi devo completamente prendere tutti tutta la merda, la merda. Dai, è abbastanza semplice per il 100%, ce la potremmo fare. Però dipende quanto sono grandi le mappe. Ma non credo sia un problema. Per me il test è per scrivere. Ok. Ah, qua ce n'è un'altra. Ok. Vieni qua, baby. Ah, devo cliccare più veloce. Eh sì. Maledetta tosse. Comunque ho appena saputo ed è ufficiale, Antonio si è comprato il controller. Buona per i giochi cooperativi. Finalmente. Congratulazioni, siamo veramente sbalorditi. Hai completato l'orientamento mostri. Un'ultima cosa. Troverai delle cassette della posta sparse. Ok. Letto tutto. Let's go. E cosa cambia tra Sally e Mike? Ottimo lavoro, signori. Allora, per affinare le vostre capacità e perché diventiate super produttori di spaventi, renderemo le cose un po' impegnative. Oh, bene. Fin qui almeno ce l'abbiamo fatta. Ehi! La prima destinazione è il territorio urbano. Non preoccupatevi, seguite soltanto quell'indicazione e andrà tutto bene. Ricordate che alla Monsters & Company riteniamo che voi, i nostri impiegati, siate le nostre risorse migliori. Ma forse è un prequel. Quello non era cattivo.
Ok, com'è la teca? Quindi. Da dove si inizia? Qua. Sì, noi entriamo nei campi di addestramento cubani. No, questo è quello che abbiamo fatto. Artici. Ah no, sono tutti campi di addestramento. Allora sì, il primo livello è questo. Campi di... Ok. Stavolta siamo Mike, dai. Alterniamo. Sull'albero. Qui serve il verde. Questo è fattibile? Sì. Buga buga buga. Non c'è niente qui. Facciamo quello lì. Qui vediamo. Che cos'è? Usare il trampolino per saltare più in alto e raggiungere nuovi posti, deve vincere 4 medaglie di bronzo. Ah, ok. Benissimo. Questo ancora non riusciamo. Andiamo di qua. Però ancora non possiamo. Che abbiamo. Puoi aprire alcune porte solo dopo aver spaventato un certo numero di nani. Spaventare il nero in questo. In 3. Possiamo fare quello giallo. Azzo può tipo una specie di planata. No planata. Tipo lo Yoshi. Niente male per uno con un occhio solo. L'alve è carissimo. Sì, 100%.
Facciamo il 100%, grandi suicidi. Ok, si è aperta la porta. Proprio esploriamo tutta questa zona. Buga 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 buga. Guarda che 2 minuti entra. Ah, allora c'è. Non me lo potevo dire prima. Vabbè, quando ci sei dimmi. E ti chiamo. Mitko. E di Murphy, se ci pensi, ormai è associato a lui. Cioè, io non riuscirei a sentire di Murphy con un'altra voce. Anche perché non lo so se è una questione italiana, perché so che di Murphy ha fatto altri film, però non si è visto più Eddie Murphy dopo la morte di Tonino al Colla. È una mia impressione o sono io che proprio ho ignorato il fatto che Eddie Murphy portasse film? Capito. E questa è la cosa figa. Quindi diciamo Eddie Murphy è la voce sua, quasi al 100%. Antonio, comunque... Comunque... Il 201% che si fa solo in coop, posso avere solo il... Oddio, davvero? Ma dico, è difficile Crash Bash, porca bella. Buca 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 buca. Infatti c'è il principe cerca figlio, chi lo doppia? Per curiosità. Io non lo so, non ho il coraggio di vederlo. E mai dai. Poi ci guardiamo il trailer, dai, a fine live. Buga 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 buga. Però non lo posso mostrare, possiamo solo sentire. Niente male per uno con un'occhio solo. Mamma mia, che voce, Tonino al Colla è unico. Mi dispiace che è morto. È piena, fanculo. Ah, la frase. No, niente filmati. E la Disney mi incula. Eppure prima o poi mi piacerebbe portare Castle of Illusion di Mickey Mouse, ma no quello 2D. Quello in 3D. Anche se il 2D lo porta ugualmente. Caccia filmati. Ok, quello... Mannaggia. Quello lì serve tutto il rosso. Ancora qui non siamo riusciti. E qua? Sopra il tetto della casa. Ah, ma si rigenerano i cazzi, no? Quindi non devo scervellarmi a ricaricarmi. Di spavento, dico. Si rigenerano. Meglio così. No, no, i bambini. Le lattine, dico. Quindi è molto più facile. Pensavo fossero tipo contate, giusto per raggiungere. Ok, abbiamo raggiunto. Prima di andare sul tetto voglio cacciarmi quel bambino di merda. Quello rosso. Vieni qua che ti spavento, robottino. Vietata ai minori, non hanno coperto. Ma
Io voglio sapere che cazzo gli hanno detto per fare queste cose. Per il doppiaggio di... Ok, quanto siamo? Ah, ok, qui me lo dice. Ah, vedi che sono tutti categorizzati. Per cui cittadino, c'è cioè il bronzo. E niente. Non mi dice, sei ne ho presi. Ma non c'erano pure le monete da prendere per l'argento? Quattro medaglie di bronzo. No, backtracking, raga. Bisogna fare backtracking. Quindi devo vincere le quattro medaglie di questo mondo e poi ritornare qui per il trampolino. Ma le altre cose le sono salvate, immagino. Anzi, spero. Scusa. 6 di 8, restano due bambini. E le medaglie qui non ce ne manco una. Però dice che ci sono. Bisogna fare backtracking. Anch'io l'odio. Perché poi se ti dimentichi qualcosa. L'unica volta dove non l'odio è Spiro. Perché Spiro proprio io godo a farlo al 100%. Vai, torniamo in città con Sally. Sì, la chiamo un attimino. Crash, se dimentichi una cassa che fastidio. Sì, quello sì. Buonasera. Buonasera, si dice. Bene, comunque bellissimo gioco questo, cazzo. Come? Bellissimo gioco. Eh sì. Che poi volevo dire una cosa, ma non avevo voglia di scriverla. Cioè il fatto che praticamente generalmente dicono che dopo il 2000 si erano stufati di fare i giochi della Play 1, il che ha anche senso. Però pensa che questo gioco è del 2002. Sì, infatti. E infatti c'è anche sulla Play 2. Però il fatto è che io non, i giochi Disney secondo me a volte sono delle grandi fregature. Tipo il Re Leone sulla PS1 per me è una merda. Vabbè, no, è carino, dai. Però non è paragonabile a giochi come Tarzan o come? Questo. Non è paragonabile a giochi come Tarzan. Aspetta che l'audio rompe i coglioni, parla. Ciao, ciao, come stiamo? Tutto parla, bene? Parla, parla. Sì, lo so che devo parlare, infatti... Dici cosa è? Fare. Parla. Ehi, tutto bene? Il professore matto Eddie Murphy? Sì. Stavi dicendo? Che ci sono dei giochi Disney da premi, proprio sono... Tarzan, scusa. Che c'è da dire... Questo di Monster & Co, ma anche altri che... Adesso non mi vengono in mente. Anche Looney Tunes, non scherzo. Il pianeta del tesoro. Aspetta un attimo. Niente male per uno con un occhio solo. Dicevo, anche il pianeta del tesoro Atlantis, che perché tu non porti. Atlantis. Antonio, che ne pensi di cosa ho scritto prima? Cioè? Che Johnny Depp è nato nel 2001.
No, vabbè, adesso Giampi riscrivimelo cortesemente. Vorrei solo finire il discorso. Cioè che ci sono dei giochi che secondo me sono bellissimi, tipo il Pianeta del Tesoro, tipo Atlantis, tipo Monster & Co, Tarzan. E poi ci sono dei giochi di merda, tipo Lilo Stitch. Lilo Stitch fa cagare. O Peter Pan. No, vabbè, Peter Pan è bello. Ma stai zitto. Ma no, vabbè, se tu hai avuto problemi non è colpa sua, ma... Vabbè, è un... inizialmente è un bel gioco. Ecco, inizialmente. Ah, comunque guarda che domani mi arriva il joystick, eh. E sarebbe pure ora, no? Arriva con Prime, ho già comprato, cosa ti credi? Mazza. Arriva domani, probabilmente per venerdì, anzi sicuramente, venerdì già giocherò col gioco. Ma l'hai preso un salivo. Ma che c'entra? Comunque, comunque il 201% di cashback si fa solo in cooperativa. Ma io non sapevo dell'esistenza del 201 e non, con, anzi, credo che non esista. Credo che sia il 201. Io. No, è il, non esiste il 201. Mi disp. Che io sappia, e ne sono quasi convinto. Non esiste. Non esiste. No, a meno che lei non è nata a Pavia. Sì. Salire, sì. Esiste, esatto. Dice già. Dicevo che questo gioco ha la bellezza dei, dei quattro doppiatori originali, sì. Perché in questo gioco sia, cioè, hai i doppiatori del film, perché Sullivan... come... lui, Mike Wazowski, ma poi Harry Potter usa un doppiatore che io amavo tantissimo, Vittorio Di Prima, il cattivo, insomma, quello coi tentacoli. Ma lei non mi ascolta. Aspetta un attimo. Tra l'altro si vede benissimo la live. Ma non si... Allora puoi intrattenere perché devo andare un attimo di là, porca troia. Assolutamente sì. Dicevo che questo gioco ha i suoi doppiatori originali, tra l'altro, ed è una bellissima cosa. Fa ridere che sono tutti e quattro morti. Molto... un po' co... No, non sono tutti e quattro morti, sono tre su quattro morti. Ma voi cosa ne pensate dei cugini di campagna al Festival di Sanremo? Andavo a piedi nudi sulla strada, trovavo forse un'ombra e diretti. Devi avere un personaggio buono. Ci siete? È un personaggio attivo e si sblocca un altro livello. Mi sentite? Ah, minchia già. Sì, ti sento. Oh, scusa, sono sparito. No, volevo dire che mi ricordo, ma non è un livello, semplicemente se vince sia un buono che un cattivo c'è tipo uno spareggio. E niente, praticamente c'è sto spareggio e si combatte, ma non è un livello in più, è un combattimento, ma tra l'altro che dura mezzo secondo. Mazzo. Comunque dicevo, la cosa comica è che questo gioco contiene, questo gioco che tu stai giocando contiene tutti i doppiatori morti. Che cazzo dici?
Eh sì, sono morti tutti, pensaci. Pure di Salvi. Sono morti tutti, sì. Ma quello di Salvi è dei Grottis di Grim Fandango. Ma non penso. Puoi verificare? Sì. Non spoilerare che domani lo inizio, Sì. Andavo a piedi nudi. Puoi cercare. Come si chiama? Glottis è quello di Grim Fandango. Ma scusa, ma è quello arancione? Sì, grosso. No, non è lui. Sì, ma... ma sono tutti... Vabbè, comunque... sono morti tutti. Ma infatti, scusa, tu l'hai mai visto il sequel di Monster & Co, Monster University? No, non ho avuto modo. E sia Sally che Mike hanno due doppiatori diversi, eh. E chi sono? Sono Alessandro Rossi per Sally e Sandro Acerbo, che credo sia anche la voce di Eddie Murphy. Credo che abbia proprio sostituito a Colla in generale. E chi è? È la voce di Mike Wazowski. E chi ha doppiato di... per identificare? Non te lo saprei dire. Ma è una merda, eh? Andavo a piedi nudi. Mi ha inviato quella correzione. Sì. Ma ti posso anche dire una cosa che non avevo prima e che ora abbiamo. Cosa? Abbiamo le frasi della spirapolvere. Benissimo. Me li devi inviare. Ma lei è nato proprio a Genova, leggo qua su Wikipedia. Sì, però in città. Lei si è fatto una città? No. Andavo a piedi nudi. Secondo te vincono i cugini di campagna? È proprio quello stavo cantando. Sì. Ma secondo me no. Andavo a piedi nudi. Io sono curioso di sapere con cosa si presentano. Ma anche io, secondo me al posto di anima mia fanno veramente anima tua. E al posto di andavo, o magari fanno il remix. Me ne andavo con la bici sulla strada. Sulla strada. Non chiamarmi. Ok, che devo fare ora? Qui sono tutte zone rivisitate. Scorreggerò dovessi odiare. Dove devo andare? Ma lei è nata a Pavia. No, è troppo semplice sto livello. Ci deve essere una strada. Lei non mi sa aiutare, no? No. Perché quando ti guardi intorno? Forse è qui. Andavo a piedi nudi. Lo sai che i modai con Gini Campagna mi stanno sul cazzo ora. Perché? Perché sì. Ma perché anche i cugini di campagna? No, allora no, poverino, però... Vai da Antonio. Ah, ma c'è chi... un'altra strada lì. Andavo a piedi nudi. Ma alla fine è andato? A piedi nudi? No. Ma lei è nato a Genova, Genova. Sì, infatti mi sto arrampicando proprio ora. Non è che c'è qualche cosa qui. Stiamo attenti. Ma se io ti dico Flintstone. Io ti dico che avevano ragione loro. Tu mi chiederai in che senso, vero? No. Dai, se ti dico che avevano ragione loro. Simpson. Eh? Simpson. No, i Flintstone avevano ragione, ma lei sa perché? Perché? È perché Fred Flintstone ogni volta che la moglie lo faceva arrabbiare diceva dammi la clava. Vilma, dammi la clava. Andavo a piedi nudi. Me la prova a cantare lei. No, mi snerva. Ma dove devo andare?
Ah, qui c'è una strada alternativa, però non so come raggiungerla. Ci vogliono le molle, non ce l'hai ancora, mi sa. Le molle. Sono tutti power up che blocchino. Guarda che è un gioco bello, eh. Sì, eh. L'ha sottovalutato. Questo gioco è in votazione da quando io ancora ero minorenne, quindi da 20 anni. Attenzione che hai spoilerato la tua età. Vabbè, non importa. Davo a piedi nudi. Guarda che hai saltato delle lattine, ti scordasti, eh? Ecco. Là sotto. E che le vuoi le lattine? Ce l'ho al massimo. Ah, ma allora lei però non mi risponda male, si deve vergognare. Andavo a mangiare. È vivo Crash Stefano. Crash Stefano, ancora una volta. Come stai, Stefano? Carissimo, come se la va? Andavo a piedi nudi. Sei contento che ci sono i cugini di campagna a Sanremo? No. No, diceva Stefano. Niente male per uno con una ghiacciola. Guarda che puoi schiacciarle le casse di ferro, eh. Lo so, anche di Tiziano. Ho passato tutto il giorno a ricordarti nella canzone che però non ascoltasti. Tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come con me. E lo so io, ma anche te. Vuoi spiegarmi per andarci proprio troppo? Scusa, dove cazzo devo andare più? Ho fatto tutto. Guarda, 6, 9. Ti aspetterò dove si... Ma sei finito, puoi uscire dal livello e magari non hai più niente da fare per ora. Dovrei andare nel trampolino, però cosa mi serve per il trampolino? Le molle, ma non ce l'hai ancora. Le sblocchi poi nel gioco. Trova la porta di fine livello ed esci. Non servono le molle. Ma ci sono altri potenziamenti. Wow. Ah, vedi che mi va qui. Però non puedo. E non hai il trampolino. Salsa. Vai. Finisci sto livello che sei indietro. Anima mia! Quindi conviene fare i livelli per come sono e poi vado a fare una bella ripassata. Io resisto nonostante i tanti impegni. Voi come state? Tutto bene, io come hai ben visto finalmente sono in una nuova abitazione. Mi trovo abbastanza bene, posso streamare meglio. Oggi è il compleanno di Carlo Reali. Allora un grosso auguri al nostro carissimo Carlo Reali. Lei lo sa quanti anni compie, vero? Sì, 25. No, dai, seriamente lo sai? 92. Bravissimo, 92. Vedi che io ho studiato. Ci sono stati tanti spammer e troll da bannare in mia assenza, no? Considerando che questa si può definire la terza live che faccio di sto canale, la terza o la quarta, cioè da quando sono tornato. Allora torniamo. Ma non ho preso nemmeno il bronzo. Oh, sì. No, sì che l'hai preso il bronzo. Andiamo al porto. Ma l'hai preso il bronzo? Sì. Ah, il porto è un bellissimo livello. Il primo mondo forse è pure il più bello. Sono io spammavo anima mia, infatti. Perché ci sono i cugini di campagna a Sanremo, ragazzi. Lo so, ma vedo che un po' ci mostriamo. Ho visto il fare la sala macchina della nave. Niente male per uno con un chiasso. Ma la nonnina, benvenuto nel porto di Mostropoli. Sì, ma la nonnina alla fine torna a casa tua. Ma lei è proprio un cugino. Comunque i cugini di campagna però vanno bene. E cultura musicale italiana del centro.
Certo, però sentire in continuazione anima mia, poi mi viene voglia di prendermi un fucile e spararmi i coglioni quando tanto vuoi. Non sono d'accordo, perché come Amadeus ci insegna nei suoi quattro Sanremi, cioè sinceramente è giusto, e io sono il primo che è d'accordo a mettere 1/2, chiamiamoli anziani, cioè 1/2 vecchi cantanti, però finché mi metti Gianni Morandi, Ranieri, Orietta Berti, cioè che è gente che canta bene e che si è aggiornata negli anni, ci sta. E anche perché all'estero e anche ai giovani piace. Ma i Cugini di Campagna, che cantano e sono vestiti uguali al 1975, infatti. Sinceramente io credo che innanzitutto non piacciano i giovani italiani, perché sicuramente canteranno una canzone stile 70, vestiti da anni 70, ma poi soprattutto un americano che guarda Sanremo dice: ma che cazzo è sta roba? Quindi il fatto non è il vecchio o la cultura italiana, il fatto è che secondo me lui ha sbagliato, doveva mettere qualcuno tipo Orietta Berti, Ranieri, cioè non loro che l'hanno già fatto, poi magari Albano. Che cazzo, i Cugini di Campagna? Ma scusa, fai che ti stupiscono, fanno un brano molto moderno. Ma infatti se lui ha scelto i Cugini di Campagna è perché avranno fatto un brano molto bello, però non so, non sono convinto, ecco. Ci convinceranno poi a febbraio. Sì, poi vado lì, li vedi, li... Anima mia! Ma che fa, come la punta delle Iene, che quello gli cantava Anima mia in continuazione, quel... Ha detto: hai rotto il cazzo, avete visto che allora... Comunque io volevo dirle che non è niente male per uno con un occhio solo. Niente male per uno con un occhio solo. Ma puoi fare tu il calabrone. Ma è solo un calabrone. Comunque, che Stefano, stavo dicendo. Del nostro progetto, praticamente il progetto è finito a livello di montaggio. Ma lui non sa di cosa stiamo parlando. Lo sa, di Tech 2. E dove sape? Mancano solo i doppiatori da definire, perché molti ce ne abbiamo e persone grosse. Spiega. Niente, abbiamo molti doppiatori, tutto qua. Di Tech 2 si può dire che è completato. Dura 2 ore e 46 minuti e dobbiamo solo inserire le parti audio e il gioco è fatto. Sì, però abbiamo deciso, lo diciamo ora, perché io come traduttore ho deciso di non portare il film di Takes Two, ma ho deciso di chiamarne Prendine 2 il film. No. Che Prendine 2? Non è vero. Antonio sul palco di Sanremo a cantare Anima Mia. Io condurrò Sanremo, quindi. Infatti. Sono contento che stia andando bene, grazie per te. It takes two. Che mamma mia. Comunque. Rompi tutte le scatole, che secondo me c'è spoilera, qualcosa. Spoilera quello che abbiamo già spoilerato ieri. Non mi ricordo. Come non ti ricordi? È solo un cob. No, sì. No. No, non abbiamo detto perché quello. Abbiamo spoilerato. L'aspirapolvere. Di. Ah, allora, che Stefano secondo me si bagna a sapere qui. Faccio uno spoiler, caro Stefano. L'aspirapolvere, no? Il primo boss di Takes Two. Ma te ne dico io a lui vorrei dirli tutti, perché ho una fiducia e una stima immensa di Chris Stefano. Però magari te li scrivo in privato. In ogni caso... E mi aspetterò un tuo commento là sotto, perché sappi che colui che ha tradotto, adattato i dialoghi e ha diretto il doppiaggio sono io, con tanto di perle che poi racconteremo, di armadi e cose strane. Oddio. Comunque. O di fischi. fammi un fischio. Comunque, il doppiatore dell'aspirapolvere, e ti posso dire che, Domi, correggimi se sbaglio, è venuto da Dio... E il doppiatore di Vortex di Crash Bandicoot, nonché del colonnello Campbell, ovvero Angelo Cola. Eh già. Abbiamo gente importante. Chris. Perché devi ficcare sempre il naso negli affari miei? Guarda, anch'io ho una maschera. Scopriremo ben presto qual è quella più potente.
Ancora una volta sei riuscito a sfaticare i miei sforzi. Dovrei essere in collera con il fumo che mi esce dalle orecchie. Come rieccomi? Non ho sentito niente per te. Recupera gli ultimi 20 secondi di live. No, no, ridillo. Allora, praticamente io sono stato, e voglio, vorrò poi un tuo parere su questa, l'uscita del film. Sì, non preoccuparti, sono stato il direttore del doppiaggio, quindi li ho diretti tutti io i doppiatori, e ho anche scritto io i dialoghi. Ho rifatto tutto il film, quindi non abbiamo usato i dialoghi della traduzione italiana, o non sempre. E ti faccio uno spoiler: l'aspirapolvere, cioè il primo boss del gioco, è doppiato dalla voce italiana di Cortex di Crash Bandicoot e di Roy Campbell, il colonnello di Metal Gear, e altri personaggi. Angelo Cola, anche doppiatore di Siphon Filter, di Driver, di Pac-Man, tanta roba di PlayStation. Sì, sì. Sì, proprio lui. E ti posso dire, Domi, correggimi, è venuto da Dio. Sì, è venuto davvero molto bene. Ma io vorrei spoilerarne altri a Crash Stefano. Ma spoilerà quelli che abbiamo già fatto. Allora, Stefano, ti do una cosa. Dimmi un personaggio del gioco e ti dico chi è il doppiatore. Perché sono tutti VIP. Tipo Padre Pio. Ecco. Ma la bambina rosa avrà ancora la voce della nonnina? No. Rose, no. Speriamo. Dai, ti do questa opportunità. Stefano, ti do questa opportunità. Dimmi un personaggio. No, Rose, ecco, Rose è un problema. Un problemone. È un problemone, non ce l'abbiamo ancora. Stiamo per l'appunto trovando bambine. Che brutta cosa da dire. Da dire. No, scherzo. Non so. Stiamo cercando bambine. Dici qualcuno, dici qualcun altro, Stefano. Mo ci chiede tutti quelli che ancora non abbiamo. È sicuro, sicuro. La casa. Ogni personaggio ha la sua voce, eh? Sappi questo. Molto questionabile. Niente male per uno con un'occhia sola. Niente male per uno con un'occhia. Ti posso dire che Tonino a colla non c'è. May. Allora, May è forse l'unica, e sottolineo l'unica perché ci tengo a dirlo, non doppiatrice, è una mia amica che è abbastanza brava a recitare. Posso quotare, la trovo adatta al personaggio. Inizialmente, dico la verità, un po' storceva il naso, però poi andando avanti con la pellicola mi è piaciuto e la riesco a categorizzare con quella voce. Infatti ti abitui, quindi è l'unica, veramente l'unica non doppiatrice del progetto, cioè non lo sto scherzando, è l'unica che non è una doppiatrice. Cody è il doppiatore migliore del mondo, sì. Ovviamente manteniamo i ruoli del videogioco, l'ho ridoppiato tutto io, non facendolo come l'ho doppiato nel gameplay, un po' meno, nel senso che invece qui l'ho fatto un pochettino più umano, però c'è sempre una voce di gola. E ovviamente, come l'originale, tra l'altro... Che questo l'abbiamo scoperto poi dopo. L'abbiamo scoperto dopo. Tu sai che io doppiavo Cody e anche il libro, il Dottor Hakim. Ho scoperto che in inglese è lo stesso doppiatore, quindi casualmente io ho doppiato come l'originale sia il libro che Cody. Ci fai una piccola chicca del Dottor Hakim. Il libro è il migliore, dice questa. Ma addirittura l'ho cambiato, perché nella storia lo facevo così. E invece ho ascoltato l'originale. And it talk like this, I'm Dr. Hakim, the Book of Love. E quindi ho deciso di farlo così. Cioè, quindi sarà un pelo diverso e ho scoperto di essere identico all'originale, perché faccio tipo... Dobbiamo aggiustare la vostra relazione. Cody e May, non sapete quali sono i problemi di una coppia, vero? Ecco. Li risolveremo insieme! Vabbè. E sappi che mi stanca come poche cose al mondo. Però sta avendo una cosa
fenomenale. Dai, dici un altro un personaggio. Comunque un altro ne ho spoilerato. Ragazzi, dai, spulciate personaggi. Dai Stefano, soprattutto tu, che tu, io voglio che tu mi faccia i complimenti. Io da 15 anni che aspetto i complimenti di Crash Stefano. La vado. È il mio idolo. Ma lei ha finito questo livello, è 2 ore che lei gira al porto. Sto uccidendo i padri. Sì, perderò le corde vocali. Sì, sicuramente. Che male per uno. Non parliamo di perdita di corde vocali, eh. No, cazzarola. Poi lo racconteremo questo. Vabbè, questo sì, poi post-crack. Avevamo una doppiatrice, non voglio dire il nome nel personaggio, che nel giorno della sessione ha perso, si è rotta le corde vocali. E adesso è in crisi perché, per la cronaca, ha dovuto abbandonare il mondo del doppiaggio. Perché non può più doppiare. Vedito. Ed era attivissima. Colpa di Antonio. Certo. Ma dove devo andare? Cambia livello. Questo è un altro tipo. Dai, però di un personaggio, mi stai facendo venire ansia. Di un personaggio. Comunque niente male per uno con un occhio solo, eh. Chi lo doppia Angelo Cola? Chi l'aspirapolvere. Cosa? Mi hai rimpiazzato con un Turbo X2000? Bandicoot. Giusto per curiosità, i due di A Way Out... Non ci sono nel no, non nel ci sono nella pellicola. No, tu stai chiedendo cose... Chiedi personaggi! No, non è incluso nel film. Anche comunque, se in progetto abbiamo pure quello lì, quella pellicola, forse di fare se questa va bene. Sì. Vada nel mercato. Per la precisione, io non doppio un cazzo perché non so doppiare. Ah, ero un passo così da fare i complimenti. E infatti quando c'è un pezzo a... Un pezzo? Allora, il coso spaziale. Rose mi ha preso al museo spaziale. Ah. Ed allora siamo diventati... Allora lì ti bagnerai, scusa l'espressione, perché gli abbiamo fatto una voce cattiva, no? Perché ovviamente ti faccio una scena e recitata in questo modo, poi ti dico il doppiatore, però è una cosa del tipo Rose mi ha preso al museo spaziale, bugiarda! Basta dire queste cose! E poi quando entra nella boss fight, che fa tipo traditori del male, preparatevi a morire! Lì, il doppiatore è Bruno Alessandro. La abbiamo voce spoilerato... del grande... Eh? Abbiamo spoilerato il pollo con le patate. Il pollo con le patate, la voce del pollo dei Looney Tunes, è la voce di milioni di personaggi. Quindi è Bruno Alessandro il doppiatore del Mumba Boon, della scimmia. Bravissimo, tra l'altro. Beh, c'è poco da dire. La casa. L'elefantina. Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Ma lei non è sorpreso che Bruno Alessandro. Non è sorpreso. Dai, lancia qualcos'altro di grosso. Allora, qualcos'altro che ho già detto ieri. Te lo ricordi un altro boss? Che è il polpo? No, però non è da doppiare. In che senso non è da cioè, doppiare? Cioè, l'abbiamo doppiato noi, ma non era nel gioco doppiato il polpo. Vabbè, ma appunto, specifico. Il polpo non era doppiato nel gioco, faceva solo dei versi. Io in italiano ci ho messo l'idea di doppiarlo negli spazi silenziosi e anche nella boss fight. E la voce è di Carlo Reali. È la piovra, non l'avevo battuto. La voce di Carlo Reali. Io non credo proprio. E infatti anche lì vedremo che finirò in pastella. Non credere di farla franca! Sono io il re della vasca da bagno! È fantastico, sì, cazzo. Abbiamo personaggi... Dai, spoilerà qualcos'altro. No, basta. Per oggi così. Ti ho detto Bruno Alessandro, dai. E per oggi avevi detto pure qualcos'altro ieri. No. Niente, ho detto Carlo Reali, ho detto Angelo Cola.
Io non credo proprio. Preparate i popcorn quando uscirà il film, ovvio. Perché sarà doppiato da persone importanti, non è una cazzata. Cioè sì, magari il montaggio, no vabbè. Io non mi reputo all'altezza, cioè avendo tutte queste persone, mi sento così piccolo ad aver montato questa pellicola. Non so, ho paura di aver fatto io un montaggio non all'altezza. Io ho paura di aver scritto male i dialoghi. No. Così muoio dall'hype, non vedo l'ora, sì. Ma uscirà... Allora, considera che la pellicola è pronta, devo solo... Prendo l'audio, lo piazzo in sync con la voce e il gioco è fatto. Ci mancano niente solo male, le voci. E poi... Niente male per uno con un occhio solo. E quindi... in teoria abbiamo un... ipotetica uscita, data di uscita provvisoria che è inizio di febbraio o fine gennaio. Considerando che ancora ci mancano alcune voci. Il 4K? No, non ci sarà. Scoppia il mio PC. Ripeto, non... Per questo io dico, non so se sono all'altezza di aver montato questa perla. Andavo di sulla... Ci sono anche loro, eh. Ah sì, abbiamo messo i cugini di campagna. Doppiano, che fanno... doppiano il coro degli angeli quando alla fine del gioco. Ti sei dimenticato di dire il cavaliere. No, quello ancora non è, l'abbiamo fatto e quindi finché non lo facciamo non mi va neanche di dirlo, cioè devo ancora registrare. Il martello? No, quello rimane. Vediamo un po'. No, basta, non ne dico più. Non è... Poi Crestefano non mi ha fatto nessun nome, quindi non lo dico più. Allora fai i nomi, Crestefano. No, ormai ho detto già. Ah già, il 9 dicembre c'è i Game Awards. Mi aspetto un gameplay del nuovo Crash Bandicoot. Un battle game tipo un Crash Bash. È uno Spyro 4, ma è difficilissimo. E mostreranno anche il gameplay di non so che. Ma lei andava a piedi nudi sulla strada? No. Andavo troia per la strada. C'è anche Tekken 8. Ma lei non sta giocando comunque. Sto giocando, non rompe così. È difficile. Ma è lei che non sa giocare, è facilissimo. Su internet c'è scritto che il mercato è il livello più facile. Gli vogliamo dire chi è il topo? No, non ne dico più, basta. La casa? Non ne dico più. Sì, mia regina. Certo, fanno il coro degli angeli. Ci stanno male, secondo te? E qua non diciamo che lo dico già da adesso, ma lo dirò anche nel video. Non voglio rispondere alle domande sul budget né sul. L'unica cosa che dico è che non c'è uno scopo di lucro da parte nostra, ma non voglio parlare di budget né niente. Quindi rimarrà un segreto. Sì, considerando che. Eh? Sì, considerando che tanto questa cosa l'abbiamo già detta ieri. La fascia di qualità ad audio parte dall'estrema qualità, cioè perfino registrazioni da studi di doppiaggio, fino ad arrivare alla qualità di un telefono registrato, però diciamo tutto questo pulito al meglio che potevo. È reso anche, diciamo, a sua volta ci sono scene che magari anche se la qualità dell'audio non è il massimo, hanno diciamo aperto un'idea rendendolo diciamo da bad a good. Ma non c'è Geppetto. Come Geppetto? Chi è Geppetto? Non c'è Geppetto! Ma che cazzo è? È quello di Pinocchio, Geppetto.
Tra l'altro per la cronaca, non credo che l'abbia fatto apposta Giampi, ma è appena uscito su Netflix, dicono che sia bellissimo, un Pinocchio fatto a cartone spagnolo, e dicono che è bellissimo, e in questa versione di Pinocchio, Pinocchio di Guglielmo del Toro si chiama, il doppiatore di Geppetto è Bruno Alessandro. Ah sì? Sì. Hanno fatto tre versioni di Pinocchio in un anno, è vero. Ciao Matteo Skywalker, canale per tutti i gusti. Come Matteo? Buonasera, buonasera. Buonasera, sei arrivato quasi a fine live. Vabbè, ancora no. Tanto che dobbiamo doppiare, che dobbiamo modificare. E abbiamo da aggiungere delle frasi di gameplay. E abbiamo da aggiungere, cioè delle frasi di gameplay della boss fight 1. E poi abbiamo delle frasi di ridoppiaggio. Ah, giusto, quello da parlare. Comunque non hai spoilerato il narratore. Non lo spoilerò. Sarà una sorpresa. E sai il bello, ho perso tutti i miei video iscritti. Addirittura, come mai? Quello del toro di Guglielmo mi ispira pure a me. È fatto tipo alla Nightmare Before Christmas. Lì c'è, infatti me lo devo guardare, c'è Geppetto che è un Alessandro. Ora ho tutti e quattro i bronzi, quindi in teoria i trampolini si sono bloccati. Ma lei è proprio un bronzo di Riace. Lei è uno stronzo di Riace. Ma come? Non scherzo. Come hai fatto a perdere tutte quelle cose? Hai perso password? E ho riaperto il canale nuovo, dato che la maggior parte erano indiani. Oddio. In che senso? Ed ero stufo. Ah, che lo seguivano indiani. Il Pinocchio, quello di Manfredo, è stupendo. Andavo con i piedi per la strada. Fuggite gli occhi. Lui non c'è tutto. Vabbè, abbiamo coinvolto anche un po' di Johnny Depp. Sì. Andavo piedi nuovi. Ma cosa? Andavo a piedi nudi. E vaffanculo, che i miei video erano arrivati su YouTube indiano. Il mio iscritto nuovo era indiano dello studio. Giustamente. Posso immaginare. Scusa, no? Io adesso ho 4 bronzi, perché non mi attiva quel trampolino? Perché prima devi battere il boss. Ma che palle. E allora facciamo un mondo a live. Sì, ma poi ti conviene fare il recap, no il recap, il backtracking alla fine, perché ci sono un sacco di robe. Ho visto. Ma mo per uscire dal livello devo tornare all'inizio del livello? Devi andare dove c'è la porta. All'inizio? All'inizio si dice. Sì. Ma se faccio così? Vince, quante cose che si perdono nel livello. Per forza bisogna fare backtrack. Comunque ragazzi, secondo me molti di voi congratulazioni, resteranno davvero contenti del progetto. Subito abbiamo sbloccato il trampolino. 30 su 111 giri erano italiani, tra cui, secondo in città, tra cui tutti eri tra quei 30 italiani, il resto erano amici, quindi tutti noi indiani, minchia. Allora, in seguito devi raccogliere 75 e finire la gara prima di Randall per vincere, ok?
sembra Super Mario. Cazzo, muoviti, dai. Sono contento che sei tornato dopo il terremoto. Grazie Matteo, sono contento che tu sei contento. Finalmente ho finito, adesso è tutto in regola. Quindi da adesso fino a 5 anni ancora sono qui e non ho... Ah, guarda che devi raccogliere più monete possibili in questo livello, 117. Più ne raccogli e poi ti dà un premio se ne raccogli un tot. E 117. Così per il resto del canale sto portando Splinter, è bello. Bene, quindi questo è un canale nuovo, ma mi iscrivo. Iscrivetevi da Matteo, raga. Ha qua sbloccato il livello azteco. Buona fortuna. Che ti ricordo? Sono già sentita, di che cos'era? Max Bunny e Tesla stiamo... Lo so. Però erano belle quelle canzoni. Allora, questo è il prossimo mondo, però... Mannaia, Dinchui. Allora... Ne dici, ancora abbiamo 4 minuti, completiamo il primo livello. Va bene, sì. Allora, tutti i bronzi di rialzo. Usiamo Sally, dai. Ma le altre cose sono già fatte, no? Sì. Aio. Ecco il trampolzo. Ok. Ah, è proprio un il parco cittadino. È proprio un livello interno. Hai visto che hanno annunciato un nuovo gioco di SpongeBob dopo 19 anni dall'ultimo? Azzo! Lo mostrano alla Worlds. No. Cosa ne pensate di The Callisto Protocol? Però non hai spoilerato lo scarafaggio. Tanto non ti sento. Ento. Niente, Antonio non risponde. Ma qui c'è un ascensore. Usa lo scivo per accogliere le monete, ma se no non puoi fermarti mentre scivi giù, ma puoi ancora saltare. Mi metterei i brividi, ma è carino, peccato per PC, Xbox, hai i grandi problemi. Ah sì, che problemi ha?
No. Aspettate, qui lo devo fare bene. Ah sì? Lagga. Tipo Cyberpunk. Quando ai tempi ha dato problemi. La casa di Sullivan. E Antonio sparisce così. Proprio se ne sbatte i coglioni. Ok, me dai. Comunque guarda, guarda che è andata la denuncia, perché ho sentito che tu hai detto dei coglioni. Come, ma come ti permetti? Ha detto che ti sei levato dai coglioni. Ma come ti permetti? Guarda che il carabiniere al telefono, Da quello che ha detto Run Walker è player inside. Io sono player inside. Sì. Io e Cyberpunk possiamo dire che l'ho finito due volte. Cazzo. Comunque stavo dicendo, non hai spoilerato lo scarabaio. No, no, ma non ne spoilerò più, basta, ho detto fin troppo, non mi piace poi. Però non hai spoilerato lo scarabaio. Andavo in orizzonte, sulle pale. Ok, mo. Ah, vedi, si è sbloccato uno di quelli. Da rompere i coglioni, bene. Ma credo che tu non possa completare al 100% tutto. No, solo questo io dico. No, ma nel senso che alcuni livelli non puoi completarli, mi sa. Ancora. Ci sono altri power up. Lo so, ma io ti sto dicendo, faccio questo e chiudiamo. Ma lei non ha capito un cazzo. Lei non ha capito. Vi ricordate il gioco di Wall-E? Non l'ho mai giocato. Com'è? Ah, è bellissimo, sì sì, è molto bello, io ce l'ho originale. Grazie. Altro gioco della Walt Disney. Sì, infatti. Ok, abbiamo pure il cazzo di dorato. Di Doraemon. Sì, Doraemon, Doraemon. Ok, il... Niente male per uno con una ghiacciata. Quale versione hai, Anto, dici a te? Io è PlayStation 3. PlayStation 3, bellissimo. Ok, 360, PS2, PS3, PSP. PS3. Un altro bello di Disney sulla PS3 è Toy Story 3. Bellissimo. Ma qui sali alla voce di Crunch di da Crash Stefano, tu mi fai cadere un mito, cioè cosa dici? No, no, qua la voce di Crunch è di Alessandro Rossi. Ah, io avevo la versione no. Lo stesso che lo avrebbe doppiato poi in Monsters University. Ok, il salvataggio è qui, così so che poi qui devo riprendere. Comunque la voce di Crunch è la stessa sempre, wow. Crunch il clown. Ok, salva il file. Questo lo chiamiamo Monsters Co. Ok. Perfetto, raga. Abbiamo finito per stasera. Ora facciamo. Ma dove non piace? Cosa non piace? Dove avresti portato i tuoi story comunque? L'ho portato. No, a Domi non piace. Allora, mi manca Toy Story 1 e Toy Story 3 di gioco. Toy Story 2 e Toy Story Racer li ho portati. Io davvero mi chiedo perché... Di Trasformer il risveglio, lo andate a vedere? Ah, ho visto, sembra figo. Però io ho abbandonato la saga già da dopo il secondo. Comunque. Io davvero mi chiedo perché... Quando tutto va bene. Allora. Ok, domani sera continuiamo il gioco di Natale definitivo? Come il gioco di Natale definitivo? No, posso fare il recap? Posso fare il recap? Lo voglio fare io, ma vai. Eh? Vai! Allora, ci vediamo domani. Lei mi sente? Ah, un reboot, Matteo. Allora figo. Me lo vedrai. Vai.
Allora, mi sente lei? Sì. Allora, noi ci vediamo domani con Tim Burton, Walt Disney presenta, Tim Burton presenta Nightmare Before Christmas, l'incubo prima di Natale. Giovedì invece ci vediamo con Grimaldo Fandango riedizione. Che lo finiamo. Venerdì ci vediamo con Lego Guerre Stellari, la saga completa che però in realtà è una troiata perché non è vero, in cooperativa con Domenico. E sabato, come sapete, è Facciamo il giorno di... l'episodio 3. Ecco, quello... i poteri infiniti! Sabato è il giorno di pausa. Domenica, invece, portiamo il Pompinaro, una grande avventura. Lunedì torniamo con Spazio Morto. Vabbè, domenica Sackboy, dillo, Sackboy. Sackboy, e io cosa ho detto? Pompinaro. Lunedì Spazio Morto e martedì invece torniamo con Walt Disney Ah, lunedì Pixar. finiamo Dead Space. Ecco, e martedì torniamo con Walt Disney presenta I Mostri e la Compagnia, quella di Battisti. Felicità! Ho notato ora che il sabato non è più presente in recapitolino. Eh sì, perché mi sono preso il sabato come giorno di pausa, famiglia. Voglio stare un po' voglio dedicarmi il sabato completamente alla famiglia. A parte che ogni sabato che facevo, vedevo che il sabato più o meno tutti non è che stanno su YouTube, quindi preferiscono magari uscire o fare altro. Quindi il sabato l'ho eliminato. Io Io giusto oggi preferisco. con il Game Pass sto giocando alla saga degli Skywalker. Ah, quello l'ho fatto, l'ho finito, bello, bellissimo titolo. E niente, raga. Questo è il recap. Per aggiornamenti basta vedere il banner del canale, lui è sempre aggiornato. Andate, poi vi comprate il nostro libretto in edicola tutti i martedì. Sì, dove c'è Giovanni E Verga. ci sono anche ci sono io disegnato quei puntini da collegare, unite tutti i puntini, esce un disegno mio. Ho scritto Genova. E niente, Comunque. allora vi salutiamo e vi mandiamo una buona notte da passare con le vostre famiglie. Mi sembra giusto. Mettiamo qui il link al libro. Sì. Come al libro? Ah sì. Ciao Dome, Antonio. Oh ragazzi, mi raccomando. Chi cazzo è? Anto? Anto? Passata l'ambulanza. Ah, ok. Chiudiamolo così. Buonanotte, raga. Ci vediamo domani con The Nightmare Before Christmas. Ciao ciao. Ciao.